Aprire società in Olanda è davvero così conveniente come si dice in giro, come ci lasciano credere i telegiornali più che altro, visto che si parla di paradiso fiscale dissennato all'interno dell'Unione Europea, insieme ai suoi limitrofi che sono il Belgio e il Lussemburgo, i cosiddetti paesi del Benelux. Oggi però non ci soffermiamo sul Belgio e sul Lussemburgo, ci torniamo in un video separato, oggi parliamo dell'Olanda, perché aprire società in Olanda è probabilmente una delle mosse più intelligenti che tu possa fare per il tuo business. Ma prima di arrivare a questo, cerchiamo di capire se l'Olanda è davvero un paradiso fiscale o è soltanto una speculazione mediatica. Se hai la pazienza di aspettarmi un secondo, dopo la sigla ne parliamo. Ciao, sono Luca Tagliatella, bentornato sul canale di Tax Planning Internazionale. Oggi parliamo di Olanda e valutiamo insieme quali sono i pro e i contro, se ce ne sono, di incorporare una società in Olanda. Cerchiamo di capire prima di tutto una cosa fondamentale. L'Olanda, dal mio modestissimo modo di vedere, non ti faccio arrivare neanche alla fine del video per dirtelo, non è assolutamente un paradiso fiscale. Basterebbe in realtà analizzarne i dati e capire che in rapporto sul prodotto interno lordo, quello che il fisco olandese, il governo olandese ricava dalla riscossione semplicemente della corporate income tax, quindi non parliamo neanche di IVA, è in valore assoluto più alto di quello che invece l'Italia deriva dalla corporate income tax italiana. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ok, quindi prima di tacciare giurisdizioni, ma questo vale evidentemente anche per le persone, andiamo ad analizzare i dati prima di dare dei giudizi universali. Ok, quali sono i vantaggi maggiori che un imprenditore, un'impresa può trarre dall'incorporare una società in Olanda? Ebbene, prima di tutto l'Olanda è stata classificata nel 2018 da Forbes come il quarto paese al mondo migliore per fare impresa. L'imposta sulla società, ci ritorniamo tra un attimo, è al 16,5%, perlomeno fino ai ricavi fino a 200.000 euro, ma l'analizziamo un po' più in là nel video. Ancora, se andiamo a cercare vantaggi, sicuramente l'alto livello reputazionale del paese è da prendere in considerazione, perché questo aiuta nei rapporti internazionali commerciali di qualsiasi impresa. Basti pensare di nuovo tra i vantaggi che il 93% della popolazione, ma direi sempre di più ormai, parla perfettamente l'inglese. Questo consente, insieme all'altissimo livello di educazione, l'Olanda è il terzo paese al mondo per livello di educazione, di trovare una manodopera altamente specializzata che non guasta mai. Ultimo punto da prendere in considerazione è l'Olanda ha una posizione sullo scacchiere internazionale dovuta alla sua stabilità politica e economica di tutto rispetto, quindi ha delle relazioni diplomatiche che la mettono tendenzialmente in buona luce con tutti, tranne che forse con i paesi europei che affacciano sul Mediterraneo per questioni politiche più che per questioni economiche, ma questo non è oggetto del nostro video.